Ed ecco che in terza prova va Coco, 112 kg. Attaccato alla gamba, eh? In alto. Prova non valida. Farina in terza prova con 112. Porterebbe momentaneamente al comando nella categoria dei super massimi. Prova non valida. Vai Danny! Danny Cabai, terza prova con 112, 105. Prova non valida. Facilongo, prima prova, Domenico Facilongo, Giulli Bari, 115 kg. Prova valida. Nel più 105 in seconda prova, Alessi, 115 kg. Seconda prova anche per Forcieri a 115 nella categoria 105. Stessa categoria e seconda prova per Cottardo, 115 kg, Spes Mestre. Prova valida. Seconda prova Travagliati, Pentego di Verona, categoria più 105. Terza ed ultima prova per Antonino Porcieri, Dinamo Bagheria, 115 kg. Questa alzata lo porterebbe al comando. Prova non valida. Per Massimi Alessi, terza prova, 118 kg. Atlon Messina, la società. Prova non valida. Stessa categoria e terza prova per Travagliati Elia, Bentegò di Verona. Alessandro, San Paolo Napoli, categoria 105, prima prova con 120. Prova valida. Passa al comando, presa napoletano. Adesso scende in pedana Capponi, Vitality Club, prima prova 120. Prova non valida. Seconda prova per Facilongo, 120 kg. Categoria 105. Battaglia 3 in questa categoria fra Grando, Facilongo ed Aprea. Prova valida.
Campedana, Capponi Paolo, Vitality Club, Vercelli, 118 kg di peso personale. Prova valida. E in terza prova va Leonardo Gottardo, Spesmestre, 120. Sarebbe al comando con questa alzata. Prova non valida. Ecco, 127 in terza prova per Aprea, Alessandro. Prova non valida. Ed ecco Luigi Grando che con questa alzata a 130 in prima prova esiste dell'esercito, gruppo sportivo esercito, con questa alzata balzerebbe al primo posto negli strappi, nella categoria dei 105. Nei super massimi terza prova per Capponi, 130 kg. Prova non valida. Grande in seconda prova con 138 kg. Ritenta in terza prova i 138 kg l'atleta del gruppo sportivo esercito. Prova non valida, un applauso per il grande che termina la gara. Ed ecco, nei super massimi l'atleta più forte parte con 142 kg nello strappo. Andrea Rovatti della Polisportiva Sacca di Modena, allenato dal maestro Sindoni, Nunzio. Vai! Go! Brava valida! Rovatti! Addirittura 150 in seconda prova per l'atleta modenese. In terza prova, l'atleta naturalmente tende a fare la fascia europea senior, l'ultimo anno di attività agonistica per il cross atleta modenese, 40 anni quest'anno.